Che iniziamo il video. Ma bello a tutti ragazzi ed eccoci qua, ritornati. Ed oggi signori siamo qui, con Katia. Bella. Per fare cosa? Per fare cosa ti ho chiamato qua oggi? Leggeremo i miei direct su Instagram. Esatto. Ci faremo un po' i fatti di Katia. Vedremo un po' cosa voi altri gli andate a scrivere in direct. Perché a volte leggo cose e quindi ho deciso che forse era il caso di fare un video su questo argomento qui. Magari scrivere pure un qualcosa che non devi scoprire. Come potete notare la location è diversa, infatti dietro ho un muro bianco questa volta. Questo perché ho cambiato casa, ragazzi. Quindi se volete il video sulla casa nuova lasciate un like, mi raccomando. Ma soprattutto fatemi vedere che volete un altro video in cui ci facciamo i cazzi dei gatti, in cui leggiamo i suoi direct su Instagram. Arriviamo a 50.000 likes e faremo il secondo episodio di questa serie qui. Facciamola diventare una... No, non facciamola diventare una serie perché ho paura di quello che leggerò. In descrizione ragazzi vi lascio il link per andare a vedere un altro video che ho fatto con Katia. Questa volta però il video lo trovate su Blastim, è il derby della sofferenza tra coppie. Quindi signori andateci se vi va di vedere un po' di sofferenza tra me e lei. E ok, siamo sul suo Instagram in questo momento. Lo vedo dal computer che ci siamo. Ma troviamone qualcuno interessante. E tralasciato che ci stanno i commenti sul mio pranzo. Una persona ci dice che non abbiamo mobili in casa. È vero, ci mancano i mobili, ci siamo trasferiti l'altro ieri. Ma per precisione ci manca il mobile della televisione. Anche quello, soprattutto quello. Iniziamo dal primo che mi scrive una bellissima cosa su di te, sul nostro rapporto. Ecco, so di come fanno a sborrare subito con te. E questo è solo un assaggio. Questa è la maledettissima punta dell'iceberg. Ok, se questo è il livello, signori, ho paura di continuare. E inoltre, un'altra persona fa sempre una domanda molto interessante sul tuo cappello. Il mio cappello? Sì, e su quanto tu porti il cappello. Ok. Ma so di quando ti scopa con il cappello. Sì, mi scopo il cappello. Sì, quello sì. C'hai il buco qua, questo qui, è per quello. E che schifo! Dai! Ti prego, ti supplico, ti imploro. Puntini. Desidero semplicemente diventare il tuo money slave. Non si fanno queste cose! Aspetta. Ricarico sia Shell che Postpay. Per favore rispondimi, divina Katia con la K. Tralasciando il Katia con la K, ha scritto tutto in grande. Ma bravo! Questo vuole essere il tuo schiavo di denaro. Ti vuole ricaricare la Postpay o il cellulare, o tutte e due, o... Ci sono persone che mi hanno chiesto: mi dai il tuo indirizzo di casa così ti porto la spesa? Beh, risparmi su tutte le app che te fanno mandare, te mandano la spesa a casa. Infatti. Bene, signori, ecco, abbiamo risolto il problema. Aspettate, questo è uno screen che si è salvata perché, cioè... Ciao. Cioè, questo c'ha l'età di tuo padre come minimo. Io dico, ciao. Questo video lo chiamiamo ciao. Non so, ragazzi, però io dico no. Me le esci zoccolona. Zoccolona c'ha più lettere di quanti anni c'hai te probabilmente. Allora, perché quando le vedi dai bambini, allora ti inquieta un pochino, perché le vedi dai bambini, come ti inquieta anche che le vedi da uno che poteva sembrare tuo padre, però almeno quello non ti ha scritto me le esci zoccolona. Un'altra classe, scusate, ti manda il selfie, ho scritto ciao, vabbè, quello è un altro discorso, ma io dico no, questo è un bambino. Tu, se stai guardando questo video, non va bene scrivere queste cose. Comunque quando si scrive il messaggio arriva a qualcuno, non a una macchina. Rendiamolo anche un semi insegnamento su quello che si può scrivere sul web. I messaggi una volta che partono arrivano. Non c'è modo di cancellarli. Offensivi o non offensivi. Cioè regolatevi su quello che scrivete perché... Dai, questo è uno screen vecchio che ha fatto Katia perché diciamo certe cose me le mandava e meritano insomma. Allora questo qui risponde alla storia e scrive: chissà che pompini farai a Sodin. Poi con quelle labbra. Allora, io dico, è bello perché ci ha messo il rafforzativo. Perché insomma già uno che ti dice e poi chissà che bei pompini che fai. Poi ci metti boom. Poi con quelle labbra. Hai dovuto anche specificare il perché. Sei un signore, io dico, sei un signore. Cioè, tanto di cappello. Me lo toglierei ma non mi va. È stata una bruttissima figura più che altro. E lei è anche troppo politica in tutto questo. Cioè, fossi lei, io prenderei la telecamera a testate. Questo invece scrive, cuore. Grazie. Inizi, certo, piacere. È come il cuore, è come la stretta di mano iniziale. 02, Ah, questo, ragazzi, lo censuro tutto fino a 02. Quindi vuol dire che è un 2002 probabilmente. Dopo il bel cuoricino come stretta di mano fa. Grazie. Ti scoperei da cima a fondo. Sei un fenomeno, comunque un fenomeno. No, ma questo non è niente. Ah, ok.
Allora, questo è 09, io non vorrei che fosse un 2009 perché vuol dire che ha 8 anni, cioè... Allora, ciao, mi potresti mandare una foto delle tue tette? Ti prego, ti prego, ti prego. E uno che ti scrive tre volte ti prego per mandarti le tette. Vanno mandate, poverino, eh. Io dico, basta che scrivi tette su Google. Anche su Google Immagini te ne escono 100.000. Perché? Vabbè. Invece questo qua è uno screen che salvai un po' di tempo fa, no? Perché mi rimase proprio impresso nella mente. Beh, i begli screen, no? Quelli che ti restano nella memoria e che vorresti metterti come schermo del telefono. Sono ben 3 screen. Addirittura. Porno io e te. Un tempo era Schweppes, ora è diventato porno. Ti va un porno solo io e te? Ah. Poi ti ha risposto alla storia della crostata, quella dell'altro giorno. Esatto. Katia Passione, Picio Troia, succhiamelo. Ah, poi continua, ok. Mi devi proprio succhiare il cazzo, puttana. Tu sei avvelenato con l'esistenza comunque, cioè. Non è finito. Ah, non è finito, andiamo avanti. Ma muori, Troia, vieni a casa mia a farmi un impompino puttanone. È ossessionato comunque, ormai, cioè, ce l'ha qua lui la cosa. La vigilia me lo devi succhiare. Che cazzo c'entra la vigilia? Non lo so. Sei un eroe, sei un eroe per il genere umano tu. Cos'è questa immagine? Cioè, quanti anni hai per metterti questa immagine? Ma sei piccolo. Hai problemi. Cioè, spero che lo stai guardando questo video. Spero che tu ti stia riconoscendo in questo direct. Tu non stai tanto bene. Cioè, fattelo dire con tutto l'amore che posso non provare per te. Non stai bene. Com'è bello internet. Questa persona mi scrisse tanto tempo fa, ovvero il 12 dicembre. Ecco. Però poi continua. Per favore, Katia, ne ho vabbè, bisogno questa, di cosa. No, non lo so, ma questo qua è vecchio. Dai, rispondi, Katia. Ti schizzerei in faccia, puttana. Cioè, dai, capito? From zero to hero, Cristo. Cioè, dai, rispondi, Katia. Ti schizzerei in faccia, puttana. Quando vedo le tue foto, sborro come un camaleonte. Vieni qui che ti sbatto come un uovo. Troia. Pecorona. Non so che fare, io non so. 2002, posso? Lascio solo questo. Posso inviarti la foto del cazzo? Almeno te l'ha chiesto prima. Grazie. Sei libera di scegliere. Signori, siamo in un mondo dove tutto è possibile. C'è anche libertà di scelta. Grazie. Non c'era un modo carino per dirlo, però... Non lo dire, basta! Non lo dire, non bisogna. È andato via. E poi c'è l'eroe, che non lo scrive neanche e la invia direttamente, ma c'è. È un legnetto ritorto! Che schifo, dai, ti prego. Ha continuato! Ancora avanti! Ah, l'eroe ha continuato a mandare... Ma questo ce l'ha S! E meno male che è censurato, mi fa venire lo schifo! No, ma non giuro, io sto vomitando, eh. La gente non sta bene, la gente non sta. Questo è uno 05, quindi io ho paura che sia un 2005, quindi... E invia la foto del pistolino e scrive: me lo lecchi? E poi: l'ho messo solo, l'ho senza H, sei un grande, solo per vedere se te e Sodi facevate un video e mi mettevate nei messaggi in diretta. C'è un 2005, sei piccolo, anche quelli grandi non lo dovrebbero fare. Esatto, soprattutto quelli piccoli non dovrebbero ma fare. Ma soprattutto tu, pensa a te, no? Allora, il profilo viene hackerato da qualcuno, tu che cosa fai? Ci sono le tue foto del pene sparse sul web, per sempre, perché tutto quello che finisce nell'internet ci resta per sempre. E non sono finite. Ti piace, brutta zoccola? Te lo infilerei nel culo, mi arrapi un botto. E ok, signori, chiudiamo con l'ultimo, che prima risponde a una storia di Ferragosto, tra l'altro, dove scrive: bellissima. Poi in qualche mese cambia la situation, perché risponde, sempre è una storia vecchia, però comunque risponde dopo qualche tempo. Ci siamo io e lei. Ti scoperei. Cuoricini, cuoricini. Cuoricino. Cuoricino. È meraviglioso come vedi proprio l'evoluzione di un personaggio, cioè che passa da un commento normale a una... perla di saggezza meravigliosa. E ok, signori, per oggi ci possiamo fermare qua, perché cioè non penso di potercela fare a leggere altro di quello che ti possono aver scritto in direct. Quindi, signori, mi raccomando, lasciate un like se volete un secondo episodio di questa serie qui, perché ce n'è tanta, veramente tanta di roba da poter esaminare insieme. Quindi, signori, per oggi ci possiamo fermare qua. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento. Sodi mi saluta. Bella.